esattamente 2 maggio 1980 abbiamo sentito Cara, prima scelta di Daniele Bencarelli, che abbiamo al telefono. Benvenuto. Buongiorno Daniele. Buongiorno, buongiorno a voi. Intanto grazie, l'ho detto anche all'inizio della trasmissione, per la tua disponibilità. Grazie, e grazie. Perché non sempre appunto si trovano persone che così anche all'ultimo ci dicono di sì con questa gentilezza, quindi questo grazie. Ma anche con grazie anticipo, grazie davvero. Esatto. E grazie per aver portato Lucio Dalla. Come mai hai portato Cara? Ma Cara è una bellissima canzone d'amore. Sono cresciuto con Lucio Dalla e non mi vergogno a dire che continua a essere la mia colonna sonora. Esistono delle opere, che siano musicali, letterarie, che non stancano mai. Mm-hmm. E per me Dalla appunto è così, è un artista che continua, oggi di anni ne ho 50 e l'ho iniziato a sentire da bambino, continua a produrre questa magia instancabile. Mm-hmm. Anche diciamo probabilmente c'è un legame anche col tuo amore per la poesia, perché in effetti poi Lucio Dalla possiamo considerarlo tranquillamente anche un poeta, no? Per la scrittura dei testi, quindi ci sta anche questa tua passione. Allora, è uscito Brucia l'origine da pochissimo, esatto, il tuo nuovo romanzo. E io devo dire, non voglio dire nulla, nel senso che posso dire poco, però quando sono arrivata alla fine ti ho pensato molto, ecco, in tutti i sensi, se possiamo dire così. Allora, la storia è quella di Gabriele, che è un uomo che è cresciuto in un quartiere, diciamo, popolare, vicino al Parco degli Acquedotti, quindi in realtà anche abbastanza vicino a dove siamo noi della radio adesso. E a un certo punto, per varie coincidenze un po' fortuite, un po' legate al suo talento, è diventato un importante designer e si è trasferito a Milano, dove sta vivendo una sua vita. Ha trovato una compagna, una fidanzata, che è la figlia del suo capo. È stato un po' scoperto da questo grande e famosissimo designer e ha creato questo divano che è diventato iconico. E noi lo troviamo però in una visita a Roma alla sua famiglia, quindi noi ci troviamo catapultati in questa Roma dove lui è tornato. E innanzitutto questo libro ha una struttura veramente molto dialogica, è quasi tutto costruito sui dialoghi, e volevo chiederti come hai proceduto nella scelta anche di questo tipo di racconto, perché appunto, a parte sono dialoghi molto legati anche al romano, al dialetto, a una certa zona anche di Roma, ma come mai hai voluto far parlare così tanto i personaggi? Ma perché se andiamo a analizzare le nostre vite, i fatti rispetto alle parole sono quasi sempre pochi, minimi. Mm-hmm. Le nostre vite spesso non hanno trame fatte di grandi eventi, mm-hmm, ma sono i non detti, i piccoli equivoci, spesso le parole dette a mezza bocca a produrre poi i nostri guasti o le nostre fortune. Faccio un piccolo esempio: in questa epoca digitale in cui la comunicazione spesso non è totalmente ponderata, quanti guai combinano i messaggi istantanei, mm-hmm, WhatsApp, le chat, in cui noi non ci rendiamo conto, ma passiamo attraverso il linguaggio e basta mettere una pausa, una virgola o non metterla, e per produrre in chi legge appunto il pericolo enorme dell'equivoco. E costruire un libro molto parlato è stato proprio in qualche modo il tentativo di dire tutto quello che la lingua riesce a dire, ma anche il suo contrario, tutto quello che la lingua, per la sua enorme complessità e bellezza, rischia di produrre a insaputa di chi la produce. Mm-hmm. E questo secondo me è affascinante e terribile al tempo stesso. Certo. E quello che succede a Gabriele è che lui si ritrova, diciamo, in un mondo che ha in parte abbandonato, ma che è fondativo della sua essenza. Cioè lui è
quel posto, non solo è nato in quel posto, lui è quel posto e soprattutto è la relazione che ha con quel posto e con le persone, quindi con la sua famiglia, ma soprattutto i suoi amici. E quindi si trova a metà tra una sensazione un po' di vergogna di queste origini, ma dall'altra anche un fascino e un essere attirato da quel mondo che lo fa sentire un po' in colpa per essersene andato. E come è nato il personaggio di Gabriele? Quanto, se c'è anche qualcosa di te, diciamo di te come tua storia? In realtà poi tu invece sei rimasto, cioè sei stanziale, non so come dire, rispetto alle tue origini più o meno. Quindi come è nato Gabriele? Ma innanzitutto volevo raccontare un quadrante di Roma, che è quello a sud, il quartiere Appio Tuscolano, che da solo è più grande, praticamente è grande quanto quasi tutte le città italiane, è un quartiere da 800.000 abitanti, uno dei quartieri più grandi del mondo, e quindi è un quartiere fatto di molte realtà diverse, ed è un quartiere che aveva una sua identità, e quella che ha vissuto Gabriele, che ha marchiato Gabriele nel bene, lo ha costituito in qualche modo, a partire dalla famiglia, l'habitat, gli amici, come dicevi giustamente tu. E questo quartiere, un po' come tutte le zone molto popolari di questo paese, hanno vissuto una parabola discendente negli ultimi 15 anni, cioè sono stati posti che hanno vissuto un progressivo benessere, arricchimento. Questa parabola a un certo punto invece è iniziata a decadere, e quei quartieri sono tornati a essere via via più poveri, un po' come avevano cominciato quartieri molto popolari. Gabriele è nato in quel posto, appartiene per molti aspetti a quel posto, però ha avuto l'enorme fortuna di crescere in altri mondi, di crescere dentro altri luoghi, di scoprire che esistono tanti mondi che vivono accanto a quel mondo, a quel quartiere. Questo da una parte è evidentemente un arricchimento, una crescita. Nel momento in cui lui torna e si ritrova appunto calato in questa realtà che invece è rimasta immobile, perché i suoi amici hanno continuato a vivere il rito in maniera estenuata, il rito dell'adolescenza, lo stesso bar, gli stessi riti, invece della scuola e il lavoro, e lui un po' si sente in colpa, come tutti quelli che appunto producono un movimento, si allontanano da tutti i punti di vista, anche da un punto di vista culturale. Cioè Gabriele è di più, è un adulto che ha qualcosa in più rispetto al mondo che ha lasciato, ha qualcosa in più da un punto di vista culturale, ha qualcosa in più, e non è secondario, da un punto di vista economico. È un ragazzo che ha fatto una fortuna anche da quel punto di vista. Questo crea dei sensi di colpa, crea quella lontananza che lui vive come senso di colpa, è una lontananza che lui sente anche rispetto all'innocenza dell'infanzia, dell'adolescenza, in cui non c'erano distanze, in cui c'era solo un grande affiatamento, e questo lo fa soffrire. Ecco, quello che ci fa soffrire e ci fa gioire quasi sempre appartiene al mondo delle cose apparentemente molto piccole, ma in realtà dentro di noi poi gigantesche. E c'è anche un altro filo, no, che un po' ripercorre questo senso di distanza, che è quella cosa che secondo me tutti abbiamo provato, trovarci a un certo punto ad avere delle visioni del mondo completamente diverse da persone alle quali vogliamo molto bene o che comunque hanno gravitato nella nostra vita lasciando anche delle tracce importanti. Penso per esempio all'amico di Gabriele, Cristiano, che è effettivamente la loro è un'amicizia un po' più travagliata, no, meno piana rispetto alle altre, ma soprattutto è un'amicizia di confronto che diventa un confronto anche, diciamo, acceso nel momento in cui ci si ritrova ad avere visioni diverse proprio del mondo, e che è una cosa dolorosa, soprattutto quando si tratta di persone a cui vogliamo bene. Io ho molto riflettuto su questo, perché secondo me è una cosa che succede e è successa a tutti noi. Sì, rispondo anche a una parte, diciamo, di domanda che mi avevi fatto prima, nel senso che questa dinamica l'ho vissuta, la vivo anch'io, e la vivono tutti quelli che hanno la fortuna appunto
di realizzarsi, nel senso di vivere un po' il sogno che avevano, ma anche chi, in maniera se vogliamo meno fortunata, ma più per necessità, e il nostro è un paese di immigrazioni interne che ha spostato milioni di persone da sud a nord e che continua a farlo, e quando appunto questi spostamenti producono che cosa? L'ingresso dentro altre culture, dentro altre lingue, dentro altri luoghi, e poi ritorniamo nei luoghi dove siamo cresciuti, appunto ci confrontiamo con qualcuno che magari rimanendo lì non ha esplorato, e gioco forza ci ritroviamo in quella condizione, non semplice da vivere, anzi il contrario, di in qualche maniera doverci ergere un po' a maestri, a quelli che magari anche a figure più grandi di noi, magari anche a un genitore, perché no? E dover dire o non dire, guarda che quello che tu stai affermando con sicurezza è profondamente sbagliato, non corrisponde alla realtà dei mondi, corrisponde a una tua visione che spesso è molto particolare, molto, se vogliamo, anche minuscola. Certo. A questo va aggiunto un dato che Cristiano, l'amico di Gabriele, testimonia. Tante realtà, soprattutto periferiche, negli ultimi 20-30 anni hanno subito un progressivo, utilizzo un termine forte, una progressiva caduta dentro una cattiveria, dentro un'ostilità sociale che prima non c'era, e un'ostilità sociale che riguarda soprattutto chi vive nella stessa condizione economica. Non c'è più quello sguardo, diciamo, verticale, che faceva guardare il povero a chi era più ricco, quella che veniva definita lotta di classe. Oggi il classismo è una lotta intestina alle classi sociali, e chi è povero se la prende con chi è più povero, non con chi è più ricco. Esatto. Quindi tutto questo, questo sguardo che Gabriele, da uomo maturo, da uomo che ha potuto in qualche maniera, si è dotato di strutture senz'altro più complesse, più articolate, e di una cultura più profonda rispetto ai suoi amici, sono tutte cose che lui fa notare. Ma questo non crea evidentemente negli amici una crescita istantanea, certo. Sarebbe impensabile. Loro difendono il loro punto di vista, difendono quella che loro considerano una realtà dei fatti. E in questo mi permetto di dire, c'è anche un elemento del romanzo che io volevo. In quei dialoghi non c'è un punto preciso di verità, cioè sono dialoghi molto controversi, come quando, e se ne parla parecchio, quando viene affermata l'importanza dei soldi. Gabriele dà un'importanza relativa ai soldi, evidentemente perché ha fatto appunto un salto, vive di benessere economico, i suoi amici molto meno, e quindi questi due punti di vista troveranno un punto di equilibrio dentro ogni lettore, perché tanti lettori magari che vivono la difficoltà economica daranno ragione agli amici, perché oggi senza soldi, è quello che dice Cristiano Gabriele, oggi senza soldi rischi di morire dentro un ospedale, o rischi di dover prendere un finanziamento anche per farti il funerale, lo dice al massimo al colmo della rabbia. E questo purtroppo è vero, appunto costruire questi dialoghi anche volutamente controversi, in cui la verità starà al lettore, non sta mai allo scrittore. La verità è il punto di equilibrio tra verità e finzione, tra verità e il suo contrario, lo troverà il lettore. Certo. Forse nel lato positivo di un individualismo che tra l'altro viene anche marcato e notato adesso dai messaggi che arrivano alla diretta, c'è un'idea di un'immagine bellissima che mi viene anche semplicemente chiudendo il libro Brucia l'origine di Daniele Mencarelli, cioè questi elefanti che questo acquedotto che diventa elefante. Non voglio fare spoiler, c'è una motivazione, ma questo intimo rapporto tra la tua città, anzi il tuo quartiere, e te stesso, il fatto di vedere e trovare
delle forme familiari anche in monumenti che appunto hanno visto passare i tuoi genitori, ma tantissime persone, e dargli una forma familiare, solo tua. Questo potrebbe essere anche una delle cose che troverete dentro Brucia l'origine, ma voglio sapere anche graficamente come è venuta questa idea. Basti pensare che una persona che viene a Roma, passa o vede attraverso la grande bellezza il Parco degli Acquedotti, vede la magnificenza dell'architettura, mentre se tu abiti lì, scendi tutti i giorni a Lucio Sestio e abiti o vai in parrocchia a San Policarpo, quelle strutture hanno una familiarità che diversa, va oltre, certo, l'architettura. Certo. Come sei riuscito, come sei arrivato a trovare questo incastro tra l'illusione ottica e la familiarizzazione quasi cartunesca di una cosa mia come il mio quartiere? Ti ringrazio, perché una riflessione, una domanda così che mette assieme questi due elementi, l'elemento della visione, uh-huh, e diciamo spetta secondo me a chi scrive e guardare, rinnovare l'esercizio dello sguardo, come si dice in poesia, nel senso guardare con occhi diversi, come fa il Gabriele bambino rispetto agli acquedotti che visti da lontano sembrano degli elefanti in fila e una mandria di elefanti che se ne va verso l'orizzonte, e quindi guardare con un occhio originale qualcosa che c'è sempre stato. Dall'altra parte, noi viviamo in un paese con la P maiuscola, in un paese piccolo, è un fazzoletto di terra che fa vivere, ha fatto vivere quasi in tutti i luoghi, a parte quelli più urbanizzati, quelli quartieri nuovi nati negli anni successivi al dopoguerra, ma anche in quei quartieri ha fatto vivere generazioni su generazioni accanto magari a quello che per altri paesi sarebbe il grande monumento, il grande rudere, mm-hmm, il grande ricordo, la grande presenza del passato, anche questa con la P maiuscola. Roma soprattutto è una città su questo, rispetto a questo argomento, unica, in cui magari ecco si gioca a nascondino fra gli archi di un acquedotto che ha 2000 anni. C'era proprio la volontà anche di raccontare che cosa, come e l'elemento che tu definisci scenografico, cartonato, l'elemento che apparentemente è immobile, fisso, che non sembra avere una relazione con chi vive in un determinato luogo, invece quell'elemento fisso, quell'elemento statico di mattoni, una relazione ce l'ha, e come, cioè Gabriele nascosto sotto uno di quegli archi ha fatto l'amore per la prima volta con la sua fidanzata, mm-hmm, quanto i luoghi segnano le nostre vite. Ecco, questo è anche un libro proprio che marca e marchia il protagonista, nel senso che, e poi quei luoghi, da quei luoghi, per quanto uno provi ad allontanarsi, quei luoghi quando torniamo, quei luoghi ci abbracciano o ci soffocano, mm-hmm, o ci stritolano a seconda dei punti di vista, mm-hmm, però ecco il rapporto tra uomo e luogo, e il luogo soprattutto generativo, luogo natale, è un rapporto che segna sempre. Pensiamo a quanti all'inizio del Novecento o nel primissimo secondo dopoguerra sono andati nei nuovi mondi, in America, in Canada, in Argentina, a quelle prime generazioni, mi viene in mente John Fante, il padre, mm-hmm, Torricella Peligna, a quanto i luoghi che abbiamo lasciato spesso proprio per cercare sopravvivenza, a quanto quei luoghi diventino luoghi in qualche maniera della nostra fantasia, del nostro desiderio più profondo, che è quello di tornarci magari solo per morire. Noi siamo fatti di luoghi e questo è il più delle volte un bene. Sta al singolo individuo costruire un rapporto equidistante tra la nostalgia, che è un bellissimo sentimento se dosato, e un dolore che invece diventa alcune volte insopportabile. Certo.
E spostiamoci un attimo velocemente verso un altro modo, diciamo, per amare e apprezzare i tuoi libri, che è quello della voce. Mm-hmm. E volevamo sentire un pezzetto di libro letto da Federico Cesari, così poi approfittiamo per concludere anche con due parole sulla la lunga vita di tutto Chiare Salvezza. Ma anche il legame tra Mencarelli e Federico Cesari, perché è interessante. Grazie a Mondadori possiamo farvi sentire un minutino dell'audiolibro, proprio del libro che vi stiamo raccontando, Brucia l'origine, uscito da pochissimo, il 15 di ottobre, in libreria. Sentiamo Federico Cesari che legge Daniele Mencarelli. Il figlio resta a osservare la mano del padre. Solo il figlio di un meccanico può capire e riconoscerlo così velocemente. È questione di conoscenza, capacità d'osservazione. Le mani di Mauro, per quanto pulite, con le unghie tagliate alla perfezione, sono percorse da spaccature, minuscole ramificazioni nere, alcune più visibili e altre più sottili, sulle dita soprattutto. Il marchio di tutti gli anni di lavoro manuale, di grasso e olio motore. A Gabriele vengono in mente altre mani, quelle del suo maestro, mentore e anche futuro suocero, Sua Maestà Franco Zardi. Come definito dal New York Times anni fa, un artista rinascimentale più che un designer. Gabriele ricorda ancora quando lo vide per la prima volta muoverle nell'aria, così eteree, e a gesti creare dal nulla la visione, l'idea stupefacente capace di conquistare tutti, e le sue dita affusolate e strette attorno alla matita, disegnare con la stessa grazia di un étoile sul palco. Io sono Federico Cesari, ho letto Brucia l'origine di Daniele Mencarelli, e vi auguro un buon ascolto. Questo, diciamo, è interessante, no? Che ormai i tuoi personaggi, o comunque anche un po' la tua voce, sia quella di Federico, da un certo punto di vista. Cosa ne pensi di questo e come ti trovi anche a lavorare con lui? Ti sei trovato, diciamo, a lavorare con lui? Ma si è creata, uso la parola più semplice e meravigliosa, si è creata un'amicizia profondissima. Federico è un grandissimo attore, è un grandissimo attore e pieno di sfumature, e al di là della sua arte, della sua professione, mi permetto di dire è un ragazzo straordinario, si è laureato in medicina, sì. È un ragazzo che sa ascoltare, di grande umiltà. Si è creato un rapporto bellissimo. Io dico questa cosa legata a tutto Chiare Salvezza, la dico perché ha molto a che fare anche proprio con la relazione che noi abbiamo con gli altri. E parto da un dato che è fisico, che riguarda l'anatomia non solo dell'essere umano, ma dei mammiferi, della stragrande maggioranza degli animali. Noi abbiamo un impianto, uno straordinario impianto visivo, due occhi, mm-hmm. Che sono fatti per vedere, ma non per vederci. E sembra un dettaglio, ma non lo è. Noi non ci vediamo, vediamo le nostre mani, il nostro corpo, non vediamo il nostro viso, la nostra prossemica, le espressioni del nostro viso, le immaginiamo. E io del TSO che ho fatto, che ho scritto il romanzo, da cui poi è stata adattata la serie, tutto quello, diciamo, che sappiamo, mm-hmm. Io di quell'esperienza, come di tante esperienze, come un po' per tutti noi, per tutti quelli che ci ascoltano, noi dei nostri anche ricordi più belli o più brutti, noi abbiamo evidentemente una soggettiva, ma non ci vediamo dentro quel ricordo, guardiamo gli altri. Mm-hmm. E per me Federico, rispetto al TSO, è diventato l'unico volto che manca dentro quella stanza, e l'unico volto che manca è il mio. Cioè, quindi in certi momenti ai ricordi originali dei veri pazienti, dei veri compagni di stanza che io ho avuto nei 7 giorni di TSO 30 anni fa, io sovrappongo il volto di Federico. Questo per dire poi come l'immaginifico, soprattutto per chi lavora con l'immaginifico, come questi piani, la realtà, la finzione, l'immaginazione, l'onirico, come tutti questi piani poi siano molto più confusi fra loro di come noi tendiamo a vederli. E ripeto, per me Federico resta innanzitutto un amico, un grandissimo attore a cui auguro una meravigliosa vita
e ancora prima di una meravigliosa carriera. A questo punto noi vi consigliamo caldissimamente sia di vedere le serie di le due serie di Tutto la Chiesa di Salvezza. Mi viene spontaneo chiederti com'è stato invece espandere un discorso affrontato, pubblicato, lavorato dopo tanti anni e tra l'altro appunto con questi legami emotivi molto forti, sia con il prodotto della prima stagione, sia con il, tra virgolette, dovere di espanderlo. È una storia che sta avendo una vita più lunga probabilmente di quello che tu avevi immaginato. Ma è stata una grande sfida, è stata una grande sfida perché io l'ho anche vissuta da scrittore, da certo. romanziere, perché dopo tre romanzi che oggi definiremmo, anche se io è una categoria che, a cui non credo, categoria a cui non credo, quella dell'autofiction, mm-hmm. è stato come per me passare dopo tre romanzi di autofiction a un romanzo, a due romanzi, perché Brucia l'origine è il secondo, a due romanzi definiti, una volta si sarebbero definiti d'invenzione. Okay. Io a queste divisioni credo poco, credo che la nostra sia un'epoca che tende poco a dare valore, il valore costitutivo, fondamentale che ha il linguaggio. Cioè, perché poi di fondo che un romanzo sia tratto da un'esperienza autobiografica, ossia un romanzo di invenzione, poi quello che conta è la validità del linguaggio. E diciamo la grande scommessa, mi permetto di dire vinta, sì. perché comunque la critica, ma anche il pubblico, ha amato anche la seconda stagione di Tutto chiede salvezza, ma per me è una bellissima scommessa proprio perché quella linea di continuità tra una vicenda biografica, tra un libro biografico e un secondo, diciamo, segmento che è invenzione, la linea di continuità sta nella validità del linguaggio, nel senso che poi quello che si è aggiunto partendo da un presupposto che l'elemento che realizza, che avvera un libro come una serie è innanzitutto la scrittura, cioè quindi curare molto l'aspetto della scrittura. Mm-hmm. E ripeto, è un po' il discorso che facevo prima, oggi ci sono nuovi generi e c'è un pregiudizio quasi ideologico degli steccati, no? Che dividono appunto la fiction dall'autofiction, il memoir. Per carità, sono divisioni che possiamo accogliere, ma poi per me, venendo poi dalla lingua più, se vogliamo, più severa, che è quella della poesia, per me quello che conta è la lingua, è la cura della lingua, è la cura della parola, è l'armonia, è la melodia della parola e che poi se appunto il punto d'equilibrio, la linea di confine tra biografico, immaginifico, onirico, spesso lo scrittore detta una percezione più che una reale linea di divisione fra queste aree che appartengono al nostro mondo interiore e che scopriamo un pezzettino al giorno. Quindi quello che conta poi in letteratura, come nella cinematografia, nel teatro, dove regna la parola, è la qualità della parola. Io grazie mille. Sinceramente starei per ascoltare Daniele Mencarelli per ore. Lo ringrazio perché ho cercato informazioni sul sito della Mondadori su dove andare a vedere le presentazioni di Daniele e scopro che tra pochissimo partirà per Francoforte, quindi ancora più grazie. Ah, vai alla fiera di Francoforte. Ci sarà un piccolo tour che partirà da mercoledì prossimo a terra a Bologna probabilmente, poi ci sarà un giro, quindi correte a leggere e ad ascoltare Daniele Mencarelli, perché come avete sentito è sempre una cosa molto bella, grazie. È sempre necessario, grazie davvero. Allora, grazie a voi e quando volete sono qui. Grazie mille Daniele. La tua ultima scelta musicale sono i Fine and Cannibals con Gianni Camom. Siamo sempre nell'ambito degli anni 80, questo disco è uscito nell'85. Come mai l'hai scelti? Ma perché è una canzone che poi in qualche maniera mi ha introdotto al rock, a quel genere musicale che ancora oggi
ancora oggi prevalente nei miei ascolti. Loro sono stati un gruppo particolare che ha avuto una vita non felicissima, ma questo pezzo secondo me è un capolavoro. Oggi si direbbe un crossover tra mille generi diversi, e lo dedico a tutti quelli che ci hanno ascoltato e magari che lo sentono per la prima volta, e spero per tanti sia un primo ascolto che ne genererà tanti altri. Grazie mille, grazie Daniele davvero. Mencarelli. Grazie a voi a e presto. Buona mattinata. Grazie, a presto. Ciao.